Buongiorno ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi sono super contenta perché probabilmente andremo a fare l'albero di Natale. Dico andremo perché ci sono qua i miei genitori a darmi una mano, in quanto ultimamente sto facendo sempre tardissimo il lavoro, arrivo a casa che praticamente è ora di cena, ceniamo. Ci facciamo la doccia, ci mettiamo sul divano a guardare Netflix e praticamente poi viene subito ora di andare a letto e non abbiamo il tempo di farlo. Ma anche se in realtà l'albero lo faremo come ultima cosa oggi. Prima voglio andare a finire di decorare la scala, qui questa in vetro alle mie spalle, dove abbiamo messo la ghirlanda, ve l'ho fatta vedere nell'altro video. E mi manca ancora la ghirlanda per la scala questa che porta al soppalco, quindi che dal primo piano ci porta al soppalco, però non ho avuto ancora tempo di andare a prenderla, quindi al momento resta ancora il buco lì. Però insomma, prima volevo finire di sistemare la scala, poi ci sarebbe anche l'alberello, quello piccolino in legno di Maison du Monde, che invece metterò giù in sala da pranzo sul mobile dell'IKEA, dove abbiamo la TV, e quindi direi di partire da lì. Questo è come si presenta il mobile del salotto, con un po' di decorazioni di Natale che ho già preparato. Ci sono queste lucine che forse vi avevo già fatto vedere anche nel video precedente. Queste sono le palline che mi sono avanzato, meglio, che non ho messo su questa ghirlanda. Tra l'altro, guardate, c'è questo orso bellissimo che avevo preso l'anno scorso in un negozio di giocattoli, cioè secondo me è davvero bellissimo, guardate. L'ho messo sulle scale, devo dire che mi piace molto, però adesso devo andare a toglierlo per mettere i peluche natalizi che ho preso proprio da posizionare qua e speriamo ci stiano bene. Mi è venuto in mente adesso, guardando sul mobile, che prima di andare a posizionare i peluche voglio rendere un pochettino più ricca la ghirlanda qui sulle scale, utilizzando alcune di queste decorazioni. In realtà è una confezione per fare i pacchi regalo, infatti ci sono i nastrini, ci sono i tag da inserire sul pacco regalo, però volevo provare a mettere qualcosina di questo tipo, essendo comunque molto molto leggeri sulla ghirlanda, in quanto non voglio appesantirla troppo con le palline, perché comunque non è che è poco stabile, però è semplicemente attaccata con lo scotch, quindi non vorrei creare troppo peso, quindi proviamo a mettere queste qui. Ho deciso di utilizzare queste stelline glitterate, sono davvero bellissime e in più sono anche super pratiche perché hanno già il nastrino per poterle appendere. Questo vado a mettere finalmente i peluche sulla scala. Uno è lui, questo gnomo super simpatico, e poi la renna con la sciarpa rosa e le gambette tutte penzolanti. Ho deciso di metterli da questa parte. Inizialmente li avevo posizionati di qua, però con la ghirlanda restavano molto nascosti, cioè si vedevano soltanto se ci si metteva in questa posizione, quindi davanti alle scale pronti per salire, altrimenti praticamente non si vedevano. Quindi li ho spostati da questa parte, così almeno anche salendo le scale, arrivando qui sul soppalco, loro due si vedono insieme alla ghirlanda tutta bella addobbata. Quindi li preferisco di qua, anche se accendendo la luce i faretti questi che ci sono qui laterali alle scale, lo gnomo resta un pochettino troppo illuminato, però se lo porto sopra, non ho provato, vediamo un attimo come ci può stare. Proviamo a spostarlo qui sopra di uno, mi sembrano un po' troppo distanti, quindi no, lo preferisco qua più vicino all'altro. Fatto questo, vado a togliere tutte le decorazioni, le lucine, le palline che ci sono qui sul mobile, così lo vado a riordinare, vediamo come lo posso decorare, perché sinceramente non saprei cosa mettere qui sopra per rendere il tutto un po' natalizio. In realtà ho un'idea, una di voi mi ha scritto in direct mandandomi anche le foto della sua casa, dove praticamente mi faceva vedere la ghirlanda, quindi come quelle che ho messo sulle ringhiere, ma semplicemente appoggiata sul mobile dove c'è la TV del salotto,
con tutte le lucine messe intorno e stava da Dio, si creava un'atmosfera bellissima. Infatti mi ha consigliato di fare la stessa cosa che ha fatto lei anche qui da me, però mi manca la ghirlanda, quindi se, cioè quando vado a comprare quella per la ringhiera, quasi quasi ne prendo un'altra e la metto qui sopra, perché in realtà qui non saprei come decorare perché non ho praticamente nulla. Comunque adesso vado a riordinarlo perché è un po' in disordine e poi andiamo a prendere l'albero di Natale e tutte le sue decorazioni. Alla fine ho deciso di lasciarlo così al momento, poi vediamo quello che mi resta dopo che ho finito di fare l'albero di Natale, che tra l'altro stavo pensando di fare qui. Lo scorso anno l'avevamo fatto qui, ma proprio perché non c'era niente, qui non avevamo la lampada, non c'era questa poltroncina, non c'era la pianta, qui non c'era proprio niente e quindi l'avevamo messo qui. Quest'anno se lo rimettiamo qui dobbiamo praticamente spostare tutto quello che c'è qui, quindi stavo pensando di provare a metterlo qui, se ci sta, in questo angolino tra la fine del mobile e l'inizio delle scale per andare nella vasca da bagno. Secondo me qui potrebbe essere un bel posto, quindi adesso lo vado a recuperare perché si trova qui all'interno di questa porta, o meglio dietro questa porta abbiamo il nostro enorme sgabuzzino, quello che avete visto anche nello scorso video. Tra l'altro qua sotto fa anche freddissimo. Allora entriamo ed eccolo là, adesso ti recupero, non vedo l'ora di farlo. Attuale è questa: ora sono a casa da sola, i miei sono andati, più che altro mi sono fatta aiutare con le lucine, che ricordo lo scorso anno alcune di voi mi avevano detto che le lucine andrebbero messe più verso l'interno dell'albero perché così non si vede il filo, in questo caso è verde. Abbiamo provato a fare così, però le lucine restavano molto nascoste, quindi abbiamo fatto al vecchio modo come l'anno scorso e abbiamo portato le lucine un pochettino più avanti perché si vedevano poco e me le lucine piacciono proprio tanto sull'albero, quindi abbiamo fatto questa piccola modifica, insomma le abbiamo riportate leggermente più avanti e al momento ci sono solo quelle. Appena arriva a sé, se riesco a convincerlo a non andare in palestra, facciamo l'albero, quindi iniziamo a decorarlo con le palline e tutti i vari addobbi che abbiamo preso lo scorso anno. Quindi l'albero quest'anno sarà identico allo scorso anno con alcune modifiche qui sul soppalco, come vedete. Ed eccolo qui posizionato, vedete abbiamo messo le lucine che sono a luce calda, le preferisco rispetto a quelle a luce fredda in casa, cioè sull'albero che sta in casa secondo me è più carino con le luci calde, invece per esterno mi piacciono anche le luci fredde. Comunque è un albero che abbiamo preso lo scorso anno su Amazon, magari se riesco a trovare ancora il link ve lo metto qui sotto nell'info box. È un albero alto 2,10 m, adesso è leggermente spostato dalla parete perché appunto dobbiamo ancora addobbarlo, poi lo sposteremo un pochettino di più verso il muro e alla fine abbiamo deciso di lasciarlo qui in questo modo, questo angolino resta così, non devo ribaltare tutto. Comunque si tratta di un albero abbastanza folto, però non eccessivo, non è troppo
troppo, non so come dire, non è un albero super immenso, è comunque sì alto, però resta molto slim, non so se si capisce, ma penso di sì, insomma non è super cicciotto e mi piace perché riesco, a metterlo in angoli un pochettino più stretti come appunto questo di quest'anno, però per l'altezza che abbiamo, guardate, davvero molto alto. Sicuramente ci starebbe anche l'albero da 2,40 m, però quest'anno e sicuramente anche l'anno prossimo resterà ancora questo, poi magari ci penseremo. L'avevamo preso da 2,10 m, non 2,40 m, perché qui abbiamo fatto fare la parete con il cartongesso, i faretti, quindi avevamo paura che poi l'albero toccava proprio il soffitto. Invece, posizionato qui, essendo tutto completamente aperto ed avendo il soffitto molto alto, sicuramente ci sarebbe anche quello da 2,40 m. Quest'anno ancora c'è lui che comunque è fatto molto bene, ci sono anche le pigne ed è rimasto ancora molto bello, praticamente perfetto. Come avete visto non l'abbiamo smontato lo scorso anno, ma è rimasto praticamente tutto l'anno montato, ma nascosto dalla nostra vista. E ora sono contenta di riaverlo qui. Adesso non vedo l'ora che arrivi ste per poterlo addobbare, cioè non vedo l'ora. Comunque non so se vi siete accorte, ma ho cambiato look perché ho dovuto scattare una foto. Quindi mi sono cambiato, ho messo questo paglioncino, questo maglioncino che ho preso diversi anni fa da Bershka, ma mi fa impazzire sia questo che quello azzurro, che sono praticamente uguali, cambia soltanto il colore. Ogni volta che lo indosso mi scrivete in tantissime per chiedermi dove l'ho acquistato, però è di qualche collezione passata, quindi mi sa che non è più disponibile. Comunque tutto così bello, morbidoso e peluscioso, non so se riuscite a vedere, e poi sotto ho i jeans bianchi. Adesso non mi resta che aspettare ste, tra l'altro sono qui sopra ragazze e ho caldissimo con il maglione, perché dovete sapere che quando accendiamo la stufa tutto il caldo sale, cioè resta anche giù, però il caldo viene subito su e qui sopra adesso abbiamo, se alle mie spalle adesso vedete i softbox, non spaventatevi, ma per illuminare li ho accesi. Comunque ci sono 23 gradi, in realtà di solito quando la stufa è accesa tutto il giorno arriviamo anche a 25 gradi, infatti dobbiamo poi scendere a spegnerla perché la sera qua non riusciamo a stare perché fa davvero molto caldo. Ragazze, non potete credere all'ora che si è fatta, sono le 21:33, non so se avete visto qualcosa. Abbiamo finito di cenare e adesso iniziamo a fare l'albero. Qui dietro c'è già l'albero. Qui ci sono tutti gli addobbi. Quindi 3, 2, 1, iniziamo. Mi sono accorta adesso, guardate Gioia nell'inquadratura cosa sta facendo. Là in fondo con l'orsetto. Ehi là! Topolina, cosa stai facendo? Lo sai che quello non lo puoi toccare perché lo rompi? Proprio. Abbiamo ufficialmente finito, Ste è sceso perché deve fare una cosa per lavoro. Comunque ci abbiamo messo circa una mezz'oretta perché adesso sono quasi le 10, manca un minuto alle 10, quindi in mezz'oretta abbiamo fatto il nostro albero di Natale che ci piace tantissimo. Adesso spengo tutte le luci così vediamo com'è illuminato al buio. Spegniamo la prima luce, spegniamo la seconda luce. Spegniamo la terza, spegniamo la quarta e voilà, a parte il caos che c'è qua, ma guardate che bello! Proviamo a cambiare l'impostazione delle lucine e a farle lampeggiare allora. Così mi piace decisamente di più.
che sbrilluccica tutto. Devo dire che alla fine non ci sta male in questo angolino, perché comunque abbiamo tranquillamente il passaggio qui per andare poi in bagno, anzi in realtà lì abbiamo semplicemente la vasca. Comunque ora vado ad accendere anche questa ghirlanda. Voilà! In realtà sono due toni un pochettino diversi, perché sono sempre luci calde, però queste tendono di più al giallo, mentre quelle forse tendono un pochettino di più al giallo un po' più caldo. Comunque adoro, 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 adoro. E ora non mi resta che sistemare le cosine che sono rimaste in giro, come ad esempio gli scatoloni qui dietro, dove tenevamo appunto tutte le palline, tutte le decorazioni, e qui sul tappeto ci sono un po' di cose, un po' di festoni, quindi adesso vado a sistemare tutto e poi mi rilasso sul divano, perché oggi sono davvero cotta. Finalmente alle, vediamo che ore si sono fatte, 22 e 22 esatte, ho finito di sistemare e riordinare tutto il soppalco. Adesso vi faccio un breve tour super veloce di come è adesso il soppalco decorato per Natale. Ed eccolo qua, questa è la visuale che si ha dal divano, a parte la luce che si è accesa, perché la sera qui c'è un po' buio, quindi dobbiamo sempre accendere le luci. Questo è il mobile dove ho semplicemente inserito questa renna bellissima sul grigio. Albero di Natale, che adoro davvero, mi piace molto, mi piacciono questi colori. Poi angolino con la poltroncina, ho semplicemente messo il pacco regalo. Mi sembra che ci sia un po' troppa roba, nel senso non mi convince molto la scritta, cioè il porta riviste con la scritta news, quindi mi sa che poi andrò a toglierlo, però ormai lo faccio domani. E il puff prima era qui al posto dell'albero di Natale, adesso l'ho messo qui. E qui sulle scale ho messo l'orsetto e momentaneamente ho messo questa insegna bellissima che ho preso da Maison du Monde. E niente ragazze, o meglio ragazzi, perché a volte mi sgridate dicendomi che ci siete anche voi qui, quindi ciao ragazzi, mi viene... sono abituata a dire ciao ragazze, però avete ragione, so che ci siete anche voi. Comunque direi di chiudere qui il video perché è davvero tardi stasera e comunque abbiamo finito di sistemare il soppalco per il Natale. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto con un pollice in su, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Un bacione e noi ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao!